Da alcuni mesi andiamo in Siria circa 2 volte al mese per portare aiuti. I campi profughi sono la fame, sia a livello proprio di cibo che di medicine. Nel campo profughi che io servo, nell'ultimo mese sono morti purtroppo 100 bambini di freddo, di malattie e di malnutrizione. C'è un'emergenza latte in polvere incredibile, in quanto ci sono moltissimi neonati 0-6 mesi senza la mamma perché è deceduta sotto i bombardamenti e non possono mangiare nient'altro che latte. Questo latte manca e quindi devono fare delle intere giornate bevendo acqua e zucchero. Quindi la nostra priorità in questo momento sono i medicinali e il latte in polvere. Le persone sono sconfortate, la sensazione è quella di entrare in un campo di sterminio nazista. I bambini ormai sono magrissimi, con dei coloriti verdognoli, e sono tutti malati, malattie legate alle vie respiratorie, quindi bronchiti, polmoniti, tossi. La situazione è veramente gravissima.